Dopo mesi di attesa, di preparativi, ma anche di tante polemiche, domani a Roma andrà in scena il primo Gran Premio d'Italia della Formula E, il campionato riservato alle vetture elettriche ad altissime prestazioni. Del tutto simili alle sorelle maggiori della Formula 1, ma l'estetica non tragga in inganno. Sotto il cofano, invece di un rumoroso motore V6 turbo, ce n'è uno elettrico e silenziosissimo, dalla potenza massima di 200 kW, capace comunque di spingere le monoposto a oltre 250 km orari e di farle accelerare da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Prestazioni di tutto rispetto, ma non certo paragonabili a quelle offerte dai mostri della Formula 1. Quella di Roma è la settima tappa di un circus su cui la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobilismo, punta moltissimo e su cui case costruttrici e sponsor hanno investito montagne di denaro. Auto completamente elettriche a emissioni zero, un messaggio, se vogliamo, ecologista, legato a doppio filo al presente e al futuro prossimo della mobilità privata, sempre più incentrato sullo sviluppo di motori ibridi o totalmente elettrici, a discapito di quelli a diesel o a benzina. Lo scorso anno nel nostro paese le immatricolazioni di auto elettriche, comprese quelle a zero emissioni, sono aumentate del 38,6%, ma si stima che il boom dell'elettrico in Italia ci sarà tra il 2020 e il 2025, quando potrebbero circolare 3 milioni di veicoli a batterie riforniti da 30.000 colonnine di ricarica. Il circuito romano è stato ricreato sulle strade dell'Euro e promette di essere difficile e selettivo per i 20 piloti che scenderanno in pista. 2,7 km di lunghezza, 21 curve da Piazza Marconi al suo celebre obelisco, passando per il Luneur Park e il Palazzo dei Congressi, dove sono pit lane e box. Domani mattina le prove libere, poi le qualifiche e la Super Pole e alle 16 la gara.